Come c'è? Salve signora. Cioè davvero. Ci guardava. Signora che ci guarda malissimo. Vedere dei deficienti che mostrano robe a una fotocamera. Non usava i suoi tempi, no, si facevano solo i pompini così. Comunque. Hola! E benvenuti ad una nuova puntata di Assaggi di Dani e Stefi. Sigla! Parleremo un po' più a bassa voce perché siamo in esterno nel mio giardino, carino. Che qualcuno ha detto che si vede che è un green screen. Davvero? Ti giuro, ha fatto un video dove si vedeva quello dietro e qualcuno ha detto ma si vede che è un green screen. In realtà sei in casa murato. Allora, assaggeremo le cose del Japan Crate, che vi ho già fatto vedere in un video che ancora devo pubblicare, ma so che lo pubblicherò prima di questo sicuramente. quindi in questo pacco ci sono tutte cose provenienti da Giappone, Corea, Cina, sti cazzi, 86, 87 sì, anche 88, perché sono molte cose. Faremo tre puntate, le suddividiamo in tre puntate da tre cose l'una, tranne un extra che sapete. Esatto. Allora, cominciamo con le cose del primo episodio. Mostriamole, abbiamo queste caramelle che sembrano dei culi. Esatto, sì, sono caramelline a culo. Ripiene di limone. La descrizione dice che sono caramelle alla prugna ripiene di limone. Oh, prugna! Non ti piace? Che schifo! Poi abbiamo una, questa non si trova, è una rarità, cioccolato bianco. Io non l'ho mai mangiato, chissà com'è. Ma il cioccolato bianco esiste bianco? Eh sì, ma secondo me è decolorato come lo sbiancamento anale. Dici? Poi abbiamo questo che deve fare di uno schifo assurdo. Assurdissimo. È una specie di Red Bull fatta a purea che sa un po' di zucchero filato, un po' di bubblegum e un po' di Red Bull. What the fuck? E poi appunto c'è questo extra. Che sono caramelline alla frutta. La frutta, mille frutti. Che assaggeremo per ultimo. Esatto. Da cosa vuoi cominciare? Perché extra? Mi fa paura. No, sono buone. Ah, ok. Io allora cominciamo dalle caramelle culo. Tutto prugna, culo. Le prugne fa cagare. Ci sta tutto. Prova. Ah sì. Molto semplice. Però figa, c'è anche la chiusura ermetica. Eh sì, perché te le conservi. La bontà va conservata. Molto bene. Prova odore. Di marci di anziano. Prego. Ma sono mollissime. Sì. Ma sono cuoricine, non sono a culettino. No, se lo giri a culo, scusa. Pronto? 3, 2, 1. Perché hanno quella farina sopra e mai? Il dentro è buono. Il dentro è buono, ma il fuori è una cosa pesterima. No, allora, sono farinose. Cos'era quella convulsione? Allora, fuori sono un po' farinoselle, che ti lasciano la bocca così allappata. Non sa per niente di prugna. No, per sa nulla, di, meno male. Insomma. Sa di cartoncino, tipo. È vero, sì. No, di lettiera, il tutolo delle lettiere, la lettiera della mia cavia, quell'odore lì. E il dentro sa di limone semplice, quindi lo fanno una prove! Neanche l'occi non ha prove. Quindi voto da 1 a 5, 1, perché mi fanno veramente Ah, giusto, serve conservarle, perché sono così buone sì, che noi le conserviamo. Conserviamole. Sì, mi chiamo proprio c'è che deve, ok. Poi, assaggiamo la cioccolata al latte. Che... No, non al latte, bianca. Bianca. Attenzione. Bianca, la apriamo. Com'è sottile, sì, effettivamente sì. Sottile. Ciao. Oddio, è pure super trasparente. Ma c'è la cioccolata? Non so se si vede il mio dito. Vedete il mio dito? Si vede. Si vede, è super trasparente. E sopra c'è scritto Meiji. Meiji, vabbè. Imagine all the people. Io faccio un mini assaggino perché sono, insomma, a dieta. 3, 2, aspetta, odore? Cioccolato bianco. Normalissimo cioccolato bianco. Normalissimo cioccolato. Buona. Ma che buona. 5. Ma è cioccolato. Lo fa, Proved! Però c'è pure, ma è cioccolato bianco. Sì, cioè, ma che quindi, cazzo, mandata cioccolata bianca? Ci ha preso per benché al terzo mondo. Non sanno cos'è la cioccolata bianca. È vero. Poi assaggiamo. Oh, vabbè. Facciamo così. Quella te la ho la. L'ho appena lanciata nel giardino. Per assaggiare la buonissima bevanda purea. Non l'abbiamo sbattuta. Ma bisogna sbatterla. Tutto bisogna sbattere, Dani. Odore? Sa tipo di Red Bull, non mi piace. Oh, io odio la Red Bull, sembra. Quindi dovevamo sbatterla? Ma chi se ne fotte, tanto non la beviamo. Tanto farà schifo. Lo sciroppo per la tosse, praticamente. Ma non è purea?
che colore ha? Più chimico di così. Sembra il piscio quello che fai la mattina. No, dopo che hai bevuto roba chimica. La salamoia di chi ha incastrato Roger Rabbit. Oddio, è vero, quella che scioglieva. Sì, è uguale. Vai, gustatela. Non mi dire che è buona. Oddio, che buona. Ma come? Cazzo. Ma è Big Bubble. Non mi sto smerdando tu. Ma è poi è Big Bubble. È la merda lì, cioè. È lo sciroppo per la tosse con un retrogusto. Ma no, io ci sento solo Big Bubble. Ma che Big Bubble mangi? Rubati in una discarica. Big Bubble di quelli che ti metti in bocca, che frizzicano e poi crea il Big Bubble. No, lo fa, non approve. No, io approvo. Voto io uno. Io un bel tre, tre mezzo. Te la regalo, te la puoi... No, non l'avevo gassata, sono dieta, figurati. Allora la butto, mi fa no, la butteremo. Poi assaggiamo queste caramelle. Ci sono di quattro gusti. E sono uva, mela, fragola e limone. Arancia. Limone, ha fatto di limone. È vero, dove l'ho visto? È limone. Limone a uva, mela e fragola. E assaggiamo. Allora, te le metto qua. Io l'ho già mangiata nell'altro video, quindi non è che ha molto senso. Quindi, devo trovarne una. Devo mangiare solo io? Dovrei mangiare solo io? No, non ce n'è altro io. Ecco, una viola, una rosa, una gialla e una verde. Okay. Vai. Perché tu no? Le ho già mangiate nell'altro video. Vabbè, mangiamole insieme. Mangiamole insieme. Dai. Mangiamocene una gialla. Una gialla. No. È buonissima. Te l'ho detto. Ma io di te non mi fido mai. Mai. Poi. È squisita. Poi. Fragola. Cazzo. Poi. Mela. No, uva non ce n'è più. Che buona anche la mela. Non c'è più uva. Vabbè, mangiatela tu. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Fa davvero schifo. È davvero schifosissimo. È davvero super schifosa. Io non aspettavo che nel video dentro la viola la frase c'era. Non lo sapevo che c'era l'incurata. È schiferrimo. Mangiatene un'altra così ti togli il gusto. Ma che cazzo è? Schifosissima. Quella all'uva sa di della cosa più chimica del globo. Un po' aspra, stranissima, vero? Orribile. Orribile. Quindi lo fa, approva da parte l'uva. Voto 5 perché l'altro sono power. Anch'io approvo assolutamente a parte l'uva e voto 5 anch'io. No, ma veramente che uve avete in Giappone? Sì. Va bene. Molto bene. Questa puntata è finita. Ci vediamo alla prossima puntata di Assaggi di Dani e Stefi. Ciao. Sigla, ciao.